Signori, bentornati carissimi nel canale dello Zio Marut con un nuovissimo appuntamento con Marvel Snap. Oggi andremo a vedere un mazzo con Cersei per vedere se Cersei se la può cavare. Anche in realtà non se la cava nell'Adder. Quindi, ma vediamo se se la può cavare in un mazzo diverso in Conquest. Il mazzo è un mazzo più basato, più votato sugli Orreal e avere più body che fondamentalmente fanno qualcosa quando entrano in gioco. Un effetto che una volta attivato magari lasciano un body non troppo forte, e in questo modo Cersei può andare a trasformarle e sfruttarle bene. Ad esempio, andiamo a vedere innanzitutto cosa fa Cersei, signori: 5 mana, 7 body. Un reveal trasforma tutte le altre due carte in questa location in two random card che costano una in più. Vi dico che oggi uscirà una OTA patch, signori. Questo è importante. Vi faccio un piccolo spoiler: sapete che noi content creator partner non possiamo dire niente riguardante la patch o gli OTA di Marvel Snap, però vi posso dire che l'OTA che sta per arrivare, signori, è il miglior OTA forse mai fatto fino ad oggi, da quando esiste il gioco, e non sto scherzando, ne riparleremo dopo quando lo vedrete. Sono curioso di sapere i vostri commenti. Quindi hanno fatto un grandissimo lavoro, sarò veramente curioso di vedere le vostre reaction su questo, finalmente su delle belle notizie. E quindi stiamo dicendo che Cersei va a trasformare fondamentalmente la carta in una carta di costo di mana più alto. Quindi, per esempio, una Jubilee che ha un costo di mana 4, ma un body 1, fa il suo effetto di prendere la carta dalla cima del mazzo, e poi magari potete andare a trasformare Jubilee. Oppure magari tirate Shang-Chi, che comunque ha 3 body, distrugge il pezzo grosso, poi trasformate Shang-Chi e lo trasformate in una 5. Stesso discorso lo potete fare con White Tiger, che fondamentalmente la sua forza è quella di spawnare una tigre da 8 in un'altra location, però lei rimane una 5 mana, 1 body. Trasformarla significa trasformarla in un drop a 6. Stesso discorso per Ironheart, che comunque è una 0 body, e quindi poi la possiamo andare a trasformare. Stesso discorso per Negasonica, che sapete che è una carta che io adoro tantissimo. Dopo che l'avversario ha giocato una carta qui, distruggila una volta per partita. Quindi, una volta attivata Negasonica, dopo non sarà più tanto forte. Tirare Cersei sopra Negasonica ci può dare un drop a 4, quindi ci può dare un otto interessante. Stesso discorso con The Hood, che è una meno 3. Stesso discorso con Spider-Man, fa il suo effetto reveal, poi fondamentalmente è solamente una 1, quindi abbiamo tutto di che guadagnare. Lo possiamo fare con White Widow, perché è un forte un reveal. E Ravonna, che ci può scontare molte delle nostre carte, tra cui Jubilee, Ironheart, la stessa White Tiger giocata magari di turno 4. Per poi chiudere con la finisher di Odino. Odino che può riattivare gli Orreveal. Quindi, magari, se non abbiamo pescato la nostra Cersei, possiamo comunque andare a riattivare gli Orreveal. Abbiamo anche la risposta, come sempre, ai ciccioni e agli effetti ongoing. Perché nel caso della Conquest, lo sapete come la penso, preferisco andare a giocare fondamentalmente una carta che possa andare a sconfiggere i mazzi basati sugli ongoing, ad esempio Vivente, uno su tutti. E andiamo, let's go. Andiamo con il nostro Cersei Scam, vediamo se Scam sarà per noi o per l'avversario. Sicuramente questo mazzo, rispetto alla versione Annihilus che vi ho portato ieri, è sicuramente meglio, perché quella versione, secondo me, ha meno win condition. Questa versione qua un pochino di più. Io partirei subito con The Hood, piuttosto che l'avversario snappa subito. Sapete come pensano su Proving Ground, spesso partono aggressivi. Io Spider-Man aspetterei a tirarlo. Spider-Man trasforma la carta più a sinistra nella mano del mio avversario in un porco che mantiene la sua forza, però in realtà perde tutte le sue abilità. Quindi, in casi di, per esempio, di Thanos, andiamo a vedere se lui è un Thanos, gli possiamo andare a trasformare in Thanos. The Hood più uno mana è buono, perché possiamo fare sia White Widow che Spider-Man. Io, in ottica Cersei, noi ci dobbiamo setappare la location dove vogliamo fare Cersei. Quindi, io farei Spider-Man, che potrebbe essere un papabile Cersei, e allo stesso modo White Widow. Dopodiché, possiamo giocare magari di turno 4 Jubilee in una singola location. Attenzione, perché arriva Magic. Magic di solito sono mazzi combo. Andiamo a trasformare Red Hulk. Potrebbe essere anche un mazzo Ela, quello contro cui stiamo giocando. Non lo sappiamo adesso ancora. Superflow. Possiamo andare a tirare Jubilee. Ecco qui, Jubilee, anche se dovesse darci l'out di prendere Cersei, è una giocata molto forte. Ovviamente Odino sarebbe un'altra out fortissima presa da Jubilee, perché riattiverebbe Jubilee e riattiverebbe la White Widow. Peccato non aver fatto la White Widow a destra, dove avremmo tolto l'avversario la possibilità. Vabbè, tanto in realtà non sarebbe cambiato niente, perché anche noi avremmo perso il mana.
Arriva Ravonna, l'avversario di la Red Garden, e va a, per esempio, a dare questo meno 2 a Jubilee. Ecco, Jubilee per esempio è una carta che adesso prende una value incredibile in ottica Xerxes. E qui dobbiamo fare una scelta. Probabilmente questa è la giocata più decente. Con Demon, che è sempre... è difficile decidere dove fare Demon. Perché, allora, la cosa figa che dobbiamo sapere della Tigre è che è un 5 mana. Quindi se vogliamo andare a trasformare la Tigre anche diventa un drop a 6. Quindi volessi fare Xerxes qua pure potrebbe essere interessante. Non vorrei tirare Ironheart su carte che poi vado a trasformare, quindi in ottica Xerxes aspetterei. Quindi probabilmente mi accontento di tirare White Tiger destra e forse anche Demon destra, fare così. Tanto una volta che anche lui decide di giocare sulla Superflow, la Tigre va tutta a sinistra. Avversario gioca Dr. Octopus, quindi scenderà di tutto. Vediamo Ironheart, vediamo dove va. Buffa un po' tutte le parti e già siamo avanti. Sembrerebbe essere un mazzo Clog Cannonball. Attenzione all'innesto di Xerxes. Xerxes presumibilmente è da fare nella mid. Però è vero pure, è vero pure che questa situazione è tosta. È vero pure che noi rischiamo di fare dei turni bruttini dopo. Comunque, penso che Xerxes mid sia la giocata più grossa. Andiamo a trasformare 2-2 e una 4 in carte più grandi. Lui probabilmente tirerà qualcosa sul Superflow per andare avanti, così si assicura una location per poi fare Cannonball. Abbiamo pescato una carta, Mockingbird, e l'abbiamo scartata. Quindi in realtà non abbiamo fatto niente. L'avversario ci clogga e purtroppo qui abbiamo perso la partita. Peccato, perché Negasonica era una carta molto interessante. Ok, però abbiamo capito contro chi giochiamo. Diciamo che le rocce, per esempio, potrebbero essere dei buoni target su cui fare Xerxes. Qua è inutile andare avanti. Ci ritiriamo perché abbiamo perso matematicamente. L'avversario tirerà Cannonball su una location. Non possiamo più giocare. Probabilmente centro l'abbiamo vinta, ma a sinistra gli basterebbe tirare 7 punti per vincere il game. L'avversario ci pensa. Ovviamente ha vinto matematicamente. È un clog deck. Ecco, contro un clog deck non so perché giocano Red Duke questi mazzi. Me lo sono sempre chiesto. Mi sono sempre chiesto perché giocano Red Duke. Io penso che in un mazzo clog Magneto sia molto più forte. Se le zanzare smettessero di pizzicarvi sarebbe tutto molto più semplice. Sarebbe una vita più serena. Gamma Lab su Spider-Man va benissimo. Ovviamente White Widow non la giocherò su Gamma Lab perché non avrebbe senso. Stesso discorso anche per Ravonna. Se mi voglio scontare carte, ecco, su Ravonna possiamo valutare se è meglio avere un Hulk in più. Non sappiamo se lui è un mazzo che gioca Shang-Chi. Questo non lo sappiamo. Io tirerei Ramon qui. L'avversario dirà White Widow su Black Vortex. Vediamo cosa gli esce. Gigante. Gigante grosso. Wakanda Forever a destra. Ecco, fare Ironheart qua non mi dispiace. Anche se in realtà buffare i pezzi che poi vai a trasformare non è bellissima giocata. Quindi forse tiro White Widow anch'io al centro. E vediamo che succede. Dovesse uscire Ultron, almeno mi ritrovo due Hulk in più a sinistra. Dovesse uscire Destroyer. Ecco Destroyer. Destroyer potrebbe essere una carta poco simpatica in questo momento. Questo sì. Comunque, in realtà farei 16 punti, non è neanche proprio orrendissimo Destroyer. Doom ci può stare, Doom ci può stare perché andiamo a trasformare 4 Hulk. È vero che ci siamo quasi cloggati al centro. E purtroppo la situazione non è facilissima. Shang-Chi me lo devo tenere per qua, per forza.
Non sappiamo se lui gioca. Shang-Chi. La paura che lui mi cloghi è tanta però, ragazzi, quindi secondo me che mi tiri, non so, qualcosa lì. Vediamo se sta arrivando Shang-Chi anche da parte dell'avversario. Arriva invece Sentry. E qua adesso si decide il da farsi. Allora, quanto senso ha fare Ironheart in Todino? Secondo me ha senso. Piuttosto che tirare White Tiger e avere una 6. Cioè, penso proprio di sì. Ok, andiamo a fare Ironheart. Sperando di buffare al centro il più possibile. Anilus. Si va a pioppare la roba. E noi qua andiamo a fare Odino, come dicevamo prima. È vero pure che se lui fa Cannonball, probabilmente abbiamo perso. Lui fa Cannonball qui. Mi sposterebbe una 5. E con 5 punti non vincerei. Purtroppo Cersei qua sarebbe stata. Qua Cersei sarebbe stata fortissima. Perché avrei trasformato il The Void. Cersei, sorella. Questa era la tua occasione per essere OP. Comunque, sperando che non ha pescato Cannonball. Vediamo. Sperando che magari buffa. Wood. E Cersei. Ha provato proprio così. Andiamo a vincere per differenza punti, signori. Ha provato Cersei. E come vedete, Cersei è stata una bella scammata. Cioè, è vero che ha trasformato una meno 3 in una 2. Quindi i punti l'ha fatti. Quel che in realtà non ha cambiato granché. Sono stati fondamentali i buff di Odino. Quindi abbiamo fatto bene a giocare. Andiamo sul da 2. Comunque, avremmo vinto, penso, anche con Cersei avremmo vinto sicuro. Perché avremmo avuto 5. Mo', meno di robe veramente strane. Quindi lui gioca sia Cersei che Cannonball. Interessante, interessante. Un Anilus Clog. Ok, andiamo a tirare Spider-Man. A trasformare la carta più a destra, vediamo chi è. Mysterio. Mysterio sarebbe interessante a capire se è una 2-4 adesso oppure no. Abbiamo pescato Cersei, che non ci dispiace affatto. White Tiger, se mandasse la tigre al centro, sarebbero 11 punti. L'avversario gioca il pick, quindi il pick è una 2-4, sì. Che non è male. Meno bruttina, abbiamo missato parecchio early game. Anche il Mojoward non è bellissimo. Forse qua potrebbe svoltarci un po'. Niente, perché abbiamo tutte carte da early game adesso nel mazzo, quindi fondamentalmente non pescherò niente di buono. L'avversario gioca Magic sul limbo. E noi peschiamo Ravonna. Peschiamo Ravonna. Adesso. L'avversario snappa. Penso che tiro Enchantress. Non dovrebbe avere un going particolare. Lui va a tirare Sentry. Tira a pescare due carte. Presumibilmente arriverà. Allora, in ottica Void che lui me lo passa a me e quindi fare Cersei in questa location, ci sta a tirare White Tiger a destra. Così trasformo sia il The Void che la White Tiger con Cersei. Lui probabilmente farà Dottor Octopus. Vediamo dove decide di farlo. Se vuole cloggarmi una location e mettere solo magari un paio di pezzi. O se vuole provare a full svuotarmi la mano tirando un Dottor Octopus sulla Washington DC. Sicuramente non lo tira sul limbo perché non vuole darmi il The Void, cioè non vuole chiudermi per poi passarmi il The Void. Ok,
La tigre va in mezzo, quindi sono buoni questi 15 punti. The Hood più Debris inizia, continua a cloggare il nostro avversario, però attenzione perché si chiude sinistra. Si chiude sinistra, qui è importante secondo me. Qui è importante far prendere la priorità a lui. Il problema è che se faccio passare The Hood qua, abbiamo perso. Cioè abbiamo perso sta location. Se invece tiro una carta qui, potrei anche tirare Esersi, ragazzi. Dovrebbe anche essere il turno di Esersi. Comunque trasformiamo 2-1 in 2-2 e una 4 in una 5. Potremmo anche fare Esersi qua e Odino qua. Oppure potremmo anche chiuderci e eviteremmo di beccarci il The Void. Il problema è che se lui mi fa Anilus adesso, lui mi chiude sinistra e questa cosa non mi piace. Quindi credo che faremo così. Andiamo a fare Esersi. Vai di Esersi. Vai di Esersi che va a trasformare. Valentina ci dà un ottimo out. Interessante. 2-8. Nice. Arriva Anilus. Sapevamo che sarebbe successo. Gamora e Baron Mordo. Vedete che qui abbiamo fatto un quantitativo dei punti veramente importante. E però adesso siamo sotto nelle altre location. Siamo sotto nelle altre location. Abbiamo una 2-8 che non è male. Potrei fare tipo Scar e andiamo a 1 più White Widow che sono 6 6, 8, 14, quindi andiamo a 7, andremo avanti preciso precisi e poi magari il fatto che tirando solo che Ravonna non basta. Se faccio Odino non basta in questa location qua. Cioè qua farei 11, altri 11 punti che non sono brutti. Questa è una play difficile. Probabilmente dobbiamo passare qui. Nel mazzo abbiamo Ironheart. Potremmo provare a prendere Ironheart, ma se prendessi, se poi sbaglio a prendere pezzo, rischiamo di perdere la partita. Proviamo. Vediamo quali location contesta. Lui va a fare 10 punti precisi Dr. Octopus. E poi tira demone, però effettivamente il demone erano tanti punti. Qui forse ho sperato che lui non riuscisse ad andare avanti in questa location, però effettivamente questi erano 4 cubi regalati, cioè 2 cubi regalati perché 2 l'avevamo già persi. Forse ho tirato Sersi troppo presto, devo tenermelo per il The Void. È che avevo paura di The Hood, quindi dovevo chiudermi sinistra allo stesso tempo. E comunque Cersei era una play molto forte. Comunque non siamo ancora fuori dai giochi. Possiamo andare di Spider-Man. Possiamo provare a snappare, facendo finta di avere una buona curva e magari rubiamo. Invece no, avversario contro snappa, che in realtà accettiamo il contro snap, quindi questa potrebbe essere la partita decisiva in caso di sconfitta. Andiamo a trasformare Redux. Redux è sempre in quella posizione. Andiamo a rampare. E questa è veramente una sfiga tremenda. Vabbè. L'avversario passa pure. Ok, questo invece non ci dispiace. Qua possiamo andare a fare Enchantress. E continuare ad avere il mana extra. Turno 3. L'avversario gioca Red Garden. Questo è un buon target di Cersei. Ravonna into the Hood. E vediamo che succede. Questo probabilmente, presumibilmente, è Sentry da parte sua. No, invece è Debris. Debris ci fa rimanere ancora avanti. Quindi abbiamo ancora. Jubilee contro di lui è veramente pessimo. Questo è il problema.
Tirare Rodino non è il massimo. Lui c'ha Mockingbird che adesso costa 3. Potrebbe tirare Sentry, potrebbe cloggarmi con White Widow. Io penso che sono abbastanza costretto a tirare Rodino. Odino tempo. Perché lui potrebbe tirare White Widow. Questo è veramente bad. Tra parentesi ho fatto anche un misplay clamoroso perché mi sono riattivato lei. Ragazzi, siamo messi malissimo. Abbiamo un mazzo che ci canta Rambotto. Anche se è vero che abbiamo la possibilità di trovare Ironheart. Penso che dobbiamo fare Jubilee. Penso che dobbiamo fare Jubilee perché dobbiamo trovare una tra Xerxes e Ironheart. Quindi dobbiamo fare Jubilee alla ricerca del colpo gobbo. Tiro una destra. Vediamo. Avversario tira White Widow. Gioca Mockingbird, gioca Mysterio. Il vero non sappiamo dov'è. Andiamo a vedere chi troviamo da Jubilee. Troviamo Ironheart, vediamo dove vanno i buff. Attenzione signori, il vero Mysterio sta centrale, siamo ancora in partita. Incredibile, Jubilee che trova Ironheart, che ci fa sognare. Ha mandato i buff nei punti perfetti, perché qui ha dato due punti che servivano, l'ha tirato su il Widowskiss e qua servivano. Qua gli ha mandato 4 punti. Quindi stavamo qui, in realtà ne bastavano 2. Sì, se avesse fatto 2-2-2 avremmo vinto lo stesso. Signori, siamo ancora in partita, we are still in the game. Jubilee la tiene ancora viva. Siamo 4 vite a testa. Nonostante il misplay, ragazzi, che abbiamo fatto. Un misplay veramente brutto. Andiamo di Spider-Man. Vediamo che se per l'ennesima partita trasformerà Red Hulk. Trasforma White Widow, che non è male. White Widow è molto fastidiosa. Grand Central. Andiamo di Ravonna. Oddio, forse Ravonna la metterei di qua. Per non cloggare troppo la Grand Central. Io penso che aspetterei a tirare Ironheart. Comunque non prende la full value. Non c'è fretta. Avversario di Ladebri. Si spaccano le rocce. Si potenzia Red Hulk. La situazione si fa molto interessante. C'è una carta del nostro avversario che ancora non sappiamo qual è. Allora, dobbiamo decidere dove fare Xerxes a questo punto. Considerando che potrebbe scendere mid, non, la, se la giochiamo di turno 5. Non lo so. Avversario snappa. Si sente forte qui. Turno 4. Potrebbe essere un sentry. Ma il fatto che da fare White Widow è negativissimo contro di lui. Quindi credo che farò Enchantress Tempo. Aspetterei a fare Ironheart. Così capiamo, anche lui fa sentry, ok. E questa l'abbiamo intuita. In questo modo lui continua ad avere l'avrio. E per noi adesso è fondamentale. Ok, è fondamentale che lui abbia l'avrio. Qua si decide tutto sulla carta che scende da Grand Central. È bruttissimo. È veramente brutto. Cioè, decidere il game così. Se scendesse Sentry possiamo trasformare la White Tiger. Se scendesse Odino si potrebbe riattivare la White Tiger più lo Spider-Ham. Forse faccio così. È vero pure che di turno 6 potrei fare White Tiger più Ironheart. Anche questo è vero e non mi cloggo. È tosta, ragazzi. È tosta questa scelta. È veramente difficile. Oppure potrei fare Xerxes adesso. Però sul Devoid è troppo forte, Cersei. Complessissimo. Forse faccio così. Avversario di Rhinus. Ok. Ora speriamo che Cersei non scenda mid. Scende Ironheart. Scende Mockingbird. Purtroppo centro mi sa che abbiamo perso.
Si continua a potenziare Red Hulk. E qua la situazione è questa. Lui probabilmente che farà? Tirerà. Il fatto è che se tiriamo lui facciamo 8 punti a sinistra, quindi andiamo a 13, non bastano. Dobbiamo tirare esercizi e sperare che dal The Void. Allora, dobbiamo tirare i sersi e sperare che dal The Void esca tipo White Tiger, che faccia 8 punti qua, più Daraonna e Skyronert. Insomma, avete capito che dobbiamo fare? Sì. Questo, ragazzi, è quello che dobbiamo fare. Sersi, chiudiamo in bellezza questo video. Lui tira Red Hulk centro ed era la play che sapevamo. Attenzione. Niente di tutto questo. Ho fatto 150 punti destra perché ha trasformato una 9, una 3 e una 10. Purtroppo non siamo riusciti a trovare punti a sinistra. Peccato. Ci abbiamo creduto. Vabbè, comunque ci siamo divertiti, signori. Il mazzo è sicuramente divertente. Ce la siamo combattuta. Forse ci sono delle location che a volte, più che altro nel momento chiave, possono cambiare tanto le partite. In questo caso noi ci siamo chiusi. Perché anche il roll di White Tiger, se White Tiger fosse andato a sinistra, non avremmo avuto tutte le location cloggate, però insomma ci sta, fa parte di Marvel Snap, signore, ormai lo conosciamo bene. Ci siamo divertiti, il mazzo è sicuramente divertente. Cersei, ragazzi, è quella carta lì. Cersei per me ormai si è già inquadrata, è una carta meme, cioè voi non potete cioè non potete avere delle aspettative competitive su una carta così random, cioè che crea delle carte così in maniera casuale. Voi non avete letteralmente nessun controllo. Cioè, avrei potuto trovare carte che facevano punti ad area, come avrei potuto carte che facevano punti sulla singola location, come avrei potuto trovare carte che non facevano punti, come ad esempio magari un Taskmaster su una meno 3. E quindi, signori, niente. Fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate del mazzo e se avete preso, alla fine, se avete deciso di prendere esercizi. Io spero che il video di oggi vi sia piaciuto. Se così fosse, lasciate un like, un'iscrizione, una condivisione. Attivate sempre la campanella per rimanere aggiornati con le news e novità del canale. Noi ci becchiamo tutte le sere in live, non mancate.